E dopo il ciclismo continuiamo a parlare di sport, ma cambiamo sport, parliamo di calcio e siccome Ubi Maior, eccetera, eccetera, non ne parlo io, ma ne parla Massimo Profeta che è in studio con me. Ci sono novità sia per il Pescara, novità che poi anche ci riguardano, Sì, e anche per il Chieti. assolutamente, grazie Marina, grazie Lubi Maior, Minor Cessa, sei troppo buona. No, per quanto riguarda il Pescara, una novità importante della nostra emittente perché proporremo la diretta Torres Pescara, dunque la telecronaca in chiaro e in diretta su Rete 8 Torres Pescara sabato prossimo 2 marzo con inizio alle 14, ma con ampio pre-gara a partire dalle 13. Poi ci sarà Enrico post partita con il nostro inviato Enrico Giancarli. Per quanto riguarda invece la squadra, sicuramente ci sarà il ritorno di Accornero, questa è una buona notizia per Bucaro, ha saltato le ultime 7 partite causa infortunio. Non ci sarà invece Tugnov, che sarà fermato domani dal giudice sportivo per una giornata. Per Vergani invece bisognerà attendere ancora un paio di settimane. Adesso il Pescara è atteso da 3 partite in 7-8 giorni perché si comincerà, come detto, sabato Torres Pescara ore 14, a partire dalle 13 la diretta in chiaro in esclusiva su Rete 8, poi il martedì successivo, ovvero il 5 marzo, la trasferta di Recanati alle ore 20:45, mentre domenica 10 marzo il Pescara giocherà in casa con la Carrarese con inizio alle 18:30. Bene, Massimo, grazie. Come dire, un altro colpo di Rete 8 per quanto riguarda la diretta. Assolutamente. E del Chieti Sì. abbiamo detto che le dimissioni sono state accettate, ma Sono state non accettate. si sa ancora Non chi arriverà. sappiamo ancora, però insomma c'è un dato numerico perché il Chieti, quando è andato via a Chianese, è stato esonerato a fine dicembre dopo un 3-0 casalingo, quindi Sì. aveva vinto 3-0 sul Matese. Il Chieti era a 4 punti dal primo posto. Con Jezzo purtroppo le cose sono andate molto male, soltanto 3 punti in 7 partite. Il Chieti adesso ha 17 punti di ritardo dalla capolista Campobasso. Questi sono i numeri. Questi sono i numeri, qualcuno poi un giorno spiegherà perché era stato mandato via Infatti, Chianese, tu lo sai? no, Non lo è un posso grande punto chiedere. interrogativo, effettivamente. Allora non lo chiedo, va bene.